Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un manga che mi ha cambiato la vita, ovvero Bakuman. Guarda che manga bomber è meglio però, eh! Ok, silenziate quella vocina nel vostro cervello e lasciatevi trasportare da questo video. Entrambi i volumi, 1 e 20, si chiamano Sogni e Realtà. Ho rivisto Bakuman dopo quasi 10 anni dalla prima volta ed è stato fantastico. La cosa più bella, appunto, è che qui Mashi era tipo 14 anni, l'età che avevo io quando ho iniziato a vederlo. In realtà questo è di aprile 2010, quindi io avevo 13 anni a quel tempo, sì. E poi qui anche per lui passa una decina d'anni. E insomma, la prima volta che lo lessi e poi lo vidi in versione anime, pensai wow, è tipo la cosa più bella del mondo. Perché Tsugumi Obata e Takeshi Obata erano riusciti a mettere in versione cartacea, tangibile, quello che era il mio sogno e il percorso che i due protagonisti stavano facendo per realizzarlo. Ecco, il mio è stato un percorso diverso da loro, ovviamente, perché non sono in Giappone. Però adesso anch'io sono riuscito a realizzarlo, certo, il sogno di Mashiro era avere un anime, a me bastava avere un manga, ecco. Per chi non sapesse la storia di Bakuman, ve la riassumo proprio in brevissimo. In pratica ci sono questi due ragazzi che vogliono diventare mangaka e Mashiro, il protagonista, vuole che il suo manga diventi un anime e così la donna che ama ne doppierà l'eroina principale e i due si sposeranno e vivranno felici e contenti. Non vi spoilerò nulla, però sappiate che il loro cammino sarà molto tortuoso e chissà se riusciranno a realizzare i loro sogni. Takagi si occupa della storia, Mashiro dei disegni, i due vanno avanti proponendo lavori su lavori alla Shueisha, ci sono rivali, compagni d'avventura. È un manga fatto veramente bene e che mi ha fatto riflettere a qualcosa. Ovvero, tantissime volte quando pubblico in video o in generale mostro qualsiasi cosa che io abbia fatto, arrivano sempre dei commenti, pochi, molto pochi, però ci sono sempre che tendono ad insultare, denigrare, eccetera, eccetera. Ovviamente non durano tanto perché poi voi stessi li segnalate, per cui scompaiono e chi li vede più. Però ogni tanto riesco a leggerli. E allora mi chiedo, ma queste persone sono felici? Perché onestamente sono tanti anni ormai che faccio video, quindi sono abituato ad essere esposto al pubblico e le critiche sterili ormai neanche le sento, le leggo più. Però mi sono interrogato e mi sono chiesto, ma se chi perde tempo a scrivere queste cose, perché sicuramente non lo fa solo con me ma anche con tanti altri, lo impiegasse invece per seguire la sua strada, coltivare le sue passioni e magari un giorno realizzare i suoi sogni, non starebbe meglio con se stesso? E quindi a volte mi dispiaccio con queste persone perché anche se mi mandano minacce, insulti, no, non importa. Sono più triste io per loro, perché non riescono veramente ad approfittare dell'unica vita che hanno e invece la sprecano guardando quella degli altri. Ora, anche se non siete hater di nessuno in particolare, però magari è una cosa che anche voi fate, che in passato probabilmente ho fatto anch'io, ovvero passare le vostre esistenze magari su Instagram, su YouTube, su Facebook, ormai no, più su Facebook, però magari una volta sì, a guardare sempre quello che fanno gli altri, e dove è stato, e dove ha fatto la foto, in che posto è andato. Alla fine per cosa in particolare? Se quel tempo l'aveste invece impiegato a coltivare le vostre passioni, a fare ciò che vi piace, magari avreste già realizzato i vostri sogni, e se non avete un sogno, beh, cercate di capire cosa vi fa sentire vivi, cosa vi fa stare bene. Inoltre credo che la vita sia troppo breve per essere sprecata. Cioè, abbiamo proprio pochissimo tempo a disposizione in questo mondo e sprecarlo così lo vedo proprio da sciocchi. Inoltre, più il tempo avanza, più per noi scorre velocemente perché non abbiamo una percezione del tempo sulla base di un calendario, insomma, ma un nostro tempo interno. È per quello che le stagioni ci sembrano sempre più vicine, i Natali sempre più vicini, i compleanni sempre più vicini, in realtà passa sempre un anno. Però per noi il nostro tempo percepito diminuisce, per cui più lo lasciamo passare, più cresciamo, meno ne abbiamo a disposizione, ecco. Su una vita di 100 anni si è a metà della propria esistenza percepita già a 20 in pratica, quindi lo vedo proprio da pazzi lasciarselo scappare così senza viverla appieno facendo quello che amiamo fare. Non lo so, io la penso così almeno. E quello che mi sono ricordato riguardando Bakuman è proprio questo. In questi anni io ho sempre guardato per la mia strada, ho sempre fatto ciò che amavo e ciò che mi piaceva, incurante di chi mi diceva non ce la potrai mai fare, fai schifo, eccetera, eccetera. E adesso sto realizzando i miei sogni, sto vivendo facendo quello che amo e credo non ci sia cosa più bella. Anche voi mi avete fatto notare in dei video passati in cui parlavo delle riviste giapponesi, come diventare mangaka, eccetera, le centinaia di commenti, a volte insulti, di persone che mi dicevano sei inutile, non ci riuscirei mai. E mi fa ridere leggere i vostri commenti con scritto, ma invece ce l'ha fatta, hai visto? Però ecco, cercando sempre di dare il massimo, di fare
ciò che era nelle mie possibilità, ma al 200%, sono arrivato a fare quello che la maggior parte delle persone reputava impossibile. In tantissimi mi scrivete ogni giorno cercando magari messaggi di supporto o di affetto anche. E mi chiedete, ma ce la posso fare? Sarà possibile un giorno? E l'unica cosa certa in questi casi è che se non ci provate, sicuramente non ce la farete. Dopo aver visto questo video, vi invito davvero a spegnere il telefono, chiudere il computer, insomma, a staccare con questo mondo per un po' e dedicarvi davvero a ciò che amate fare. Qualsiasi cosa sia, cercate di fare il vostro meglio. E voglio concludere ricordandovi una cosa che molto spesso molti reputano banale e scontata, ma che alla fine non ci si dà mai peso. Ovvero che tantissime cose che vedete su internet sono false, non sono vere. Se vedete il tizio, la tizia su Instagram che viaggia il mondo, è sempre contento, fa tutte cose più belle di voi, o se c'è la dieta miracolosa che vi fa dimagrire, o il corso online che vi fa diventare i numeri uno, diventerete ricchi e famosi, ecco, ricordatevi che tutto quello che vedete potrebbe non essere vero. E detto questo, noi ci vediamo al prossimo video.